che è successo qua? Che è successo? Però, ragazzi. No. Buonasera, vai tu, bentornati sul canale. Allora, ci siamo visti diretta col Champions League. Un Napoli straripante, un Napoli 6-1, mai visto. E l'Ajax che subisce la peggior sconfitta nella storia dagli anni 80, che aveva perso 5-1 a Monaco di Baviera. Napoli, sono sincero, sì, che il Napoli vinceva ce l'avevo anche sulla scommessa, però 6-1, capisci che... Il problema è che, ok, Napoli straripante, Napoli forte, ma il Napoli... Che corre, pressa, attacca per 90 minuti, ma ce la fa. Meno male che c'è la sosta per i mondiali, poi certi giocatori andranno ai mondiali. Il dubbio rimane come si mantengono in forma fino a giugno. Cioè, quello è il problema. Parliamoci chiaro. Se era un'altra squadra sul 3-1 avrebbe gestito la partita. Se è infortunato Kvara, speriamo nulla di grave. Speriamo nulla di grave per il ragazzo. Bene l'Inter che sta vincendo 1-0 in casa con il Barcellona. 8 minuti di recupero. L'avevo detto che l'Inter batteva il Barcellona. L'avevo detto che il Barcellona per me era poca roba. Ma no perché l'Inter sta battendo il Barcellona. Era poca roba nel senso che per me l'Inter se la giocava con il Barcellona. E infatti i fatti mi stanno dando ragione. È vero che l'Inter dovrà andare... A Barcellona, questo è vero. L'Inter deve andare a Monaco, questo è anche vero. Però per adesso la vittoria, 7 minuti e 30, è quasi fatta. Chapeau, tanto di cappello. Bene il Porto, bene il Liverpool, male Conte, 0-0 se non sbaglio. Male Conte, il grande allenatore che noi vogliamo sulla nostra panchina, grande preparazione e poi fa le figure di merda. Detto questo, l'Inter praticamente ha fatto una buona partita difensiva, concentrata. D'altronde, con uno stadio del genere, non puoi fare altro. Ve l'ho detto, tifosi dell'Inter, non può piovere per sempre. L'Inter e la Juventus arriveranno sicuramente al di sopra di Atalanta e Udinese. State tranquilli. Cioè, proprio dormite tra sereni, che così sarà. Perché quelle sono squadre che non possono giocare un intero campo. Forse l'Atalanta perché non ha impegni. L'unica è l'Atalanta che non ha impegni. L'Udinese, sì, ma l'Udinese poi... si sa, è finita. L'Inter batte il Barcellona 1-0. Come io sapevo. Avevo detto che l'Inter vinceva. 1-0 no, però... Giusto così. Domani c'è il Milan... Buono ragazzi, per l'Inter, bella sta vittoria, però non so se sia buona o male, come la Juve. Diciamo che l'Inter voleva l'esonero di Inzaghi, però con questa vittoria non puoi esonerare Inzaghi, credo, no? Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Bella, vai Juve, un abbraccio.